Ciao, mi chiamo Mara Stefanelli e sono responsabile di cabina per una compagnia aereo europea. Oggi vi dirò come diventare assistente di volo. Fin da piccola ho sempre desiderato viaggiare e incontrare nuove culture. Consapevole del bisogno di conoscere le lingue straniere, mi sono già dalle scuole medie appassionata allo studio della lingua inglese. Per mia fortuna ho sempre trovato insegnanti validi che mi hanno sostenuta e guidata nel mio percorso formativo. Durante gli studi universitari di lingue e culture straniere, si presentò l'occasione di partecipare ad una giornata di selezione per assistenti di volo presso la compagnia dove attualmente sono impiegata. Per prendere il brevetto di assistente di volo è necessario superare un corso di circa 2 mesi con la compagnia aerea dove si desidera volare. Faccio un esempio: se aspirate a diventare assistente di volo per Alitalia, è sufficiente contattare la compagnia aerea che fornirà le date disponibili per eventuali colloqui. O se preferite lavorare per una compagnia straniera, l'iter sarà lo stesso. Come già citato, il corso dura circa 2 mesi. Requisito fondamentale è la conoscenza della lingua inglese, lingua ormai parlata in tutto il mondo e usata ufficialmente in tutti i settori dell'aviazione. Gli esami da superare sono tecnici, come ad esempio i sistemi di sicurezza e l'equipaggiamento di cabina, esami di primo soccorso, come saper gestire un attacco di panico, un'epilessia, essere in grado di conoscere le manovre per gestire un attacco cardiaco, saper riconoscere un coma diabetico, oppure saper medicare ustioni e fratture. Per avere l'abilitazione al corso si devono superare inoltre gli esami di abilità natatorie, le visite mediche, esercitazione sull'evacuazione e prove antincendio. I requisiti fisici per diventare assistenti di volo variano da compagnia a compagnia. Facciamo un esempio: altezza e peso non sono di fondamentale importanza quanto lo stato di salute. Ho così iniziato questa nuova avventura lavorativa che continua ormai da più di 15 anni, che mi ha permesso di fare carriera, che mi ha portato a vivere e lavorare in diverse città europee e a conoscere persone di nazionalità e culture differenti. Il mio può sembrare un mestiere semplice, ma è importante ricordare che si è sottoposti continuamente ad esami e prove fisiche perché abbiamo la responsabilità della sicurezza di tantissimi passeggeri ogni giorno. Sappiate che a volte lo stress è alto perché si ha a che fare con persone di nazionalità e culture differenti. Questo lavoro, oltre a questo, è anche gratificante perché se siete pazienti verrete comunque ricompensati con sorrisi se vi piace stare a contatto con la gente. Potrei citarvi tantissime emozioni come assistere ai primi voli dei bambini oppure può capitare di assistere a proposte di matrimonio o addio al celibato e nubilato. Comunque, se avete un obiettivo nella vita oppure un sogno nel cassetto, fate di tutto per realizzarlo e non mollate mai. Per qualsiasi informazione, non esitate a venirmi a trovare presso l'Istituto Nobile Aviation College di Roma, dove sarò lieta di condividere tutte le informazioni di cui avete bisogno. Quindi, in bocca al lupo a tutti, ciao da Mara!